E rieccoci qua, ciao ragazzi, siamo di nuovo nell'Infernotto. Questa è la serie come riportare vita un posto che era praticamente abbandonato. Abbiamo cominciato la serie un anno fa e si presentava in questo stato. Era un ammasso di pietre, terra, non si poteva praticamente stare. Metà della stanza era occupata da cumuli di terra che avevano lanciato da sopra. L'ho svuotata, ho già cominciato a portare i cavi elettrici, un tubo di areazione, che qua siamo sottoterra, quindi è importante respirare bene. E nell'ultimo episodio vi ho fatto vedere come facevo appunto il massetto, quindi il pavimento di questa sezione qua dove sono in piedi ora. È venuto bene tornare dalla Sardegna a trovare questo qua, questo stato qua, mi ha fatto stare veramente bene. Ci sono ancora tanti lavori da fare ovviamente. La prima cosa che voglio fare è proteggere il massetto e comunque renderlo anche più bello. Ci sono delle parti che non sono perfettamente a livello, ci sono delle piccole gobbette, degli avvallamenti, e possiamo riempirli con dell'autolivellante. In questo caso di design, infatti, ci sono varie colorazioni. Io ne ho scelta una che secondo me ci sta benissimo con i mattoni qua. Sto parlando di un prodotto di Weber, quindi Weber for Design. Posso impastarlo e metterlo sul pavimento, però prima bisogna fare una cosa importantissima: togliere tutta quanta la polvere, perché qua è rimasto praticamente chiuso per 4 mesi, quindi togliere la polvere che c'è sul pavimento, anche la sabbiolina, insomma qualunque detrito, e vi spiego lo step successivo. Diamo una pulita. Fondamentalmente tutta la sabbia della polvere che c'è a terra è semplicemente roba che cade dal soffitto, no? Infatti mi pento amaramente quando ho iniziato gli scavi all'inizio di non aver preso una grossa spazzola di metallo gigante ed essermi messo lì a sfregare tutto il soffitto, così tutto l'eccesso più grosso, diciamo, di polvere cadeva e lo impastavo già nel pavimento, insomma. Invece adesso mi dà fastidio perché devo toglierlo. Ora, prima di applicare il prodotto che è la Weber for Design, devo prima passare dell'aggrappante. L'aggrappante liquido è un primer vero e proprio ed è questo qua. È una tarichetta da 5 litri, contiene una, come si può dire, resine concentrate, e serve proprio per aggrappare, per far aderire insieme quello che c'è già per terra, quindi il massetto, in questo caso era MR81, con il prodotto successivo che appunto è Weber Floor Design. Questo qua, questo primer, se vi state chiedendo come si chiama, e chiedetevelo perché non ho gli occhiali, non riesco a leggerlo. È una tanichetta, posso applicare il prodotto con un pennello grosso o con un rullo. Visto che io mi chiamo Rulloff, lo applico con un Rulloff in questo caso. Questa resina è concentratissima, praticamente da 5 litri di resina, aggiungendo l'acqua, acqua comune di rubinetto, si ottengono quasi 25 litri di prodotto. Bisogna dare due mani qua sul pavimento, la prima un po' più diluita, la seconda un po' meno diluita, quindi verso un po' di questo prodotto in un contenitore, aggiungo l'acqua qua dentro e la rovesciamo subito per terra. Timore che la tanica non bastasse, quella lì si asciuga, e nel frattempo io mi sposto dall'altra parte di là, proprio lì dove c'è quella luce. Infatti lì sotto c'è un cumulo ancora da togliere, così ci portiamo avanti anche per l'intervento successivo. Ci troviamo quindi alla fine di questa discesa, proprio di fronte a quelli che sono gli scalini che devo costruire. Gli scalini in prossimità di una grossa botola con una scaletta per poi riuscire a salire su e giù.
mamma mia, guardate questo, che roba che è. Sì, anche questo, mamma mia, guardate il dettaglio. Mamma mia, sta saltando fuori la storia di questo posto. Infatti vi ricordo che l'Infernotto è veramente vecchissimo. Sono venuti dei tecnici, hanno stimato che ha un'età che va dai 100 ai 200 anni. Qua c'era un'industria, era una fonderia, poi c'è stato un falegname e qua invece si capisce che c'è stata anche un'altra attività ed è interessantissimo. Questi stampi sono dei calchi in gesso. È sparso, tutto l'Infernotto è sparso di sta roba, ma questi sono ancora integri. Infatti sto cercando di scavare con delicatezza. E questo raffigura una cosa molto interessante. In realtà qua, proprio qui, ne ho trovato un altro ancora più bello, ve lo faccio vedere, perché ho trovato il singolo pezzo integro del risultato finale. Infatti questi sono degli stampi, ma il risultato finale finalmente mi ha dato l'illuminazione per capire che cosa facessero qua. Stiamo parlando di statuette in gesso, oppure forse addirittura ceramica o porcellana. Si tratta di gambe, gambette, o qua ad esempio ci sono addirittura, questo qua è lo stampo per fare dei piedini, si vedono proprio la forma delle dita. E secondo me qua realizzavano addirittura bambole d'epoca. Vi ricordate le bambole d'epoca? Non erano di plastica come i bambolotti di ora, ma erano proprio fatti in porcellana. Quindi interessantissimo. Questi pezzi io adesso li metto da parte e costruirò una piccola bacheca appunto per ricordare la storia dell'Infernotto. Meraviglioso. Autonivellante si potrebbe usare tranquillamente una frusta attaccata ad un trapano, mi avete già visto usarla anche negli episodi precedenti, è molto semplice, ma siccome devo mischiare più sacchi, non ho tempo da perdere, ho già qua la mia betoniera, diminuisco tantissimo la velocità del cestello, questo è importante per andare a inglobare meno aria possibile all'interno del composto. Quindi niente, accendiamo la betoniera. Rispettare le proporzioni di acqua e prodotto, altrimenti poi l'autolivellante viene o troppo liquido o troppo denso. Sulle istruzioni c'è scritto 4,8 litri, questo contenitore zozzo è da 5 e quindi lo posso riempire quasi fino all'orlo. Geniale, bisogna praticamente stendere il prodotto sul pavimento e creare uno strato uniforme. E come faccio io a decidere quanto deve essere lo spessore giusto? Beh, molto semplice. Ho preso un rastrello, l'ho modificato, gli ho attaccato un'asticella di legno e sulla asticella di legno gli ho attaccato, cioè proprio gli ho infilato sopra dei pin di legno. Vedete questi cosini che sporgono? Questi qua appunto determineranno quindi il livello. Quindi adesso posso spargerlo, cioè rovesciarlo sul pavimento e con il rastrello inizio a tirarlo in giro. Thank you.
e quindi faccio lo stesso lavoro di prima. Altro autolivellante, partendo dal centro della stanza, rastrello e lo spargo in giro. Ce l'ho fatta, ragazzi, 24 ore nemmeno per fare questo intervento, veramente velocissimo. Beh, sono riuscito quindi a, appunto, a spargere in maniera uniforme l'autolivellante grazie alla mia invenzione, il rastrello con le puntine di legno e tutto quanto. Ci vorranno ancora 24 ore per vedere il risultato proprio finito e terminato. Sono davvero contento di aver passato questo autolivellante, rende molto più pulito il pavimento. Anche in futuro, se dovrò passare la scopa o l'aspirapolvere, avendo una superficie così liscia, sarà molto più facile, quindi è stata veramente un'ottima cosa da fare, e in più anche più durevole per poterlo calpestare e camminarci sopra. Garantisce appunto anche una durezza appunto del massetto, oltre che una cosa estetica. A questo punto ci tengo a ringraziare chi mi ha fornito i materiali, quindi Weber e Saint-Gobain, grazie davvero. Senza di voi non sarebbe stato possibile fare questi interventi, quindi grazie. Vi lascio qua sotto il link al loro sito, così andate a vedere un attimo anche le colorazioni che ci sono di questo Weber Floor Design. Non c'è solo grigia, tra l'altro è un grigio meraviglioso, bello scuro, mi piace, soprattutto perché voglio dare un look a questo infernotto un po' dark, un po' cupo, e quindi con delle luci soffuse questo grigio ci sta troppo bene. Se volete darmi dei consigli su come migliorare le mie lavorazioni o se ho fatto qualche errore, beh, ci sono i commenti qua sotto, li leggo tutti quanti, quindi date sfogo ai vostri commenti. Io a questo punto vi lascio qua a fianco i miei due ultimi video, andate a dare un'occhiata, e io torno a scavare lì, che quel cumulo deve sparire, perché adesso devo fare la scala, perché mi sono stancato di fare tutto il giro lungo, voglio una scaletta comoda. Andiamo.